A Novara i No Green Pass si sono travestiti da deportati nei campi di concentramento e hanno sfilato per le vie della città gridando: quelli come noi non mollano mai. Li avete visti? Sono loro, cari No Green Pass. Ve lo spiego io, dato che non ci arrivate da soli, perché non avete niente in comune con le vittime del nazismo. Ad Auschwitz il filo spinato che voi oggi tenete in mano era elettrificato e capitava di sovente che i prigionieri, non riuscendo a resistere alla vita del campo, decidessero di suicidarsi correndo incontro alle recinzioni. Non come voi che il filo spinato lo tenete fra le dita come fosse un trofeo, esibendolo a favore di fotografie. Ad Auschwitz lo straccio a righe che voi tenete sopra i giubbotti era l'unico vestito che avevano. Non tenevano come voi cappelli di lana, guanti e maglioni sotto il giubbotto. Anche per questo si ammalavano facilmente, alcuni morivano assiderati. In Italia invece, se vi ammalate, potete andare in un ospedale pubblico ed essere curati gratuitamente, anche se vi ammalate di quel Covid per cui avete rifiutato il vaccino. Ad Auschwitz invece i malati li finivano con un colpo in testa. Poi, per risparmiare, decisero di farsi spedire lo Zyklon B ed utilizzarlo nelle camere a gas. Cari No Green Pass, a vedervi sfilare una buona parte di voi non avrebbe neanche passato le selezioni scesi dai treni. Altro che ottenere il permesso dalla questura per la vostra piazzata il giorno di Halloween. Cari No Green Pass, finita la manifestazione siete tornati a casa e avete messo le vostre foto sui social, decidendo poi cosa mangiare per cena. Ad Auschwitz invece nessuno tornava a casa e la dieta era calibrata per essere inferiore alle proteine necessarie per restare in vita. Cari No Green Pass, voi state manifestando, come del resto ogni minoranza sociale e politica ha diritto a fare. Ad Auschwitz invece le minoranze politiche e sociali non manifestavano. Venivano rinchiuse ed eliminate e portavano sul petto delle stelle che erano imposte. E non stappate a casa e appiccicate con il nastro adesivo sul giubbotto per fare effetto sui passanti e vedersi bene durante le inquadrature in TV. I vaccini contro il Covid-19 hanno passato tutte le verifiche e i protocolli imposti. Al contrario, ad Auschwitz c'era Joseph Mengele che faceva esperimenti sui deportati, soprattutto bambini. Dopo i suoi esperimenti non medici, quasi sempre il dottor Joseph Mengele uccideva i bambini con un'iniezione di fenolo al cuore. Cari No Green Pass, voi non vivete oggi in una dittatura, e la cosa più vicina a una dittatura sono quei tizi che sfilano nei cortei con i bracci tesi insieme a voi. Cari No Green Pass, mettetevelo in testa, vaccinarsi serve a tutti e in particolare alle persone più vulnerabili. Per questo, se proprio dovete scegliere di paragonarvi a qualcuno, non potranno mai essere deportate ad Auschwitz ad essere simili a voi. Pensateci.